Erano rapinatori in trasferta, i banditi che ieri mattina hanno assaltato l'agenzia della Banca Popolare di Spoleto a Torgiano. In due, armati di taglierino, hanno fatto irruzione nell'istituto di credito che si trova in via Mazzini. Un terzo complice aspettava all'esterno, in un'auto, pochi minuti per razziare 7.000 euro in contanti e poi la fuga, che però è durata poco, appena il tempo di attraversare l'Umbria e il Lazio e arrivare in Campania. Nel primo pomeriggio, grazie alle informazioni e alle testimonianze raccolte dai carabinieri di Assisi e Torgiano e dei riscontri compiuti dal reparto operativo di Perugia, i tre sono stati intercettati dagli uomini dell'aliquota radiomobile della compagnia Carabinieri di Capua. Ad accusarli ci sono i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza della banca. Tutti e tre gli arrestati sono giovanissimi: Luigi Trinchella, 19 anni, Antonio Ottieri, 20 anni e Vincenzo D'Agostino, 23 anni. Ad indirizzare le ricerche in campagna erano state in particolare due circostanze: il forte accento partenopeo dei malviventi e soprattutto la targa, il modello e il colore dell'auto a bordo della quale erano scappati. Un'utilitaria intestata a un modenese ed in uso ad un giovane campano. Una pattuglia dell'arma ha così individuato la vettura all'uscita di Caglianiello della 1. Dopo un inseguimento durato alcuni chilometri, l'utilitaria è stata bloccata. Nella macchina sono stati trovati i 7.000 euro rapinati in mattinata a Torgiano e alcuni indumenti utilizzati per la rapina. A quel punto è scattato il fermo dei tre, che sono stati rinchiusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.